Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi un nuovo episodio con la carriera allenatore col Chievo Verona. Ci eravamo lasciati qui prima della partita con la Juve, usavamo questa squadra qui, abbiamo detto, anzi no, andiamo a cambiare Ivy che non mi è tanto piaciuto e proviamo a mettere di nuovo un po' Q. E davanti lasciamo Belotti Miacio, magari Belotti proviamo a metterlo un po' più avanti. Comunque c'è da dire che siamo allo stadium, probabilmente perderemo. E niente, andiamo a giocare Juventus Chievo. Nel frattempo cosa vi voglio dire? Sto registrando la stessa sera, in modo che oggi, domenica 11 settembre, se non sbaglio, sì, potranno uscire due video. Uno penso sarà uscito nell'ora di pranzo, il precedente, questo qui dovrebbe uscire entro le 6, forse le 5, un po' come oggi, come ieri, scusate. E niente, andiamo a giocare, come ho detto, Juve, Chievo, Verona. Allora, innanzitutto io mi chiuderei già un po' in difesa, andando a mettere come contropiede e pressing. E speriamo che sia l'antidoto giusto per questa Juve, che già, secondo me, è un po' troppo forte per lui. Dybala perde palla, anzi marchiso per recupero di Meire, il nuovo acquisto che è stato buttato subito nella mischia da noi. Attenzione Ignacio, prova a scattare su Rugani. Ignacio, attenzione, ha tanto spazio. Che le chi Ignacio? Neto, che non gioca Buffon, non so perché. Però Ignacio subito, il primo squillo è del Chievo qui allo stadium. Zielinski recupera, attenzione che ricava pure una rimessa laterale. Zielinski, quindi Belotti, palla per un po' Q, che davanti a sé Rugani, atterrato malissimo da Rugani. Qui c'è almeno il giallo, per favore, infatti. Arriva il giallo per Rugani e abbiamo una punizione dai 37 metri con un po' Q che, a quanto ho visto, batte molto forte. Però ovviamente noi non abbiamo, cioè è destro, quindi andrà male. Pensavo peggio. Neto, la piazza fuori. Un po' Q. Poco prova ad andare fino in fondo. Palla in mezzo, non ci arriva, ma per ora, e soltanto per ora, solo Chievo. Però ottimamente al difensore, quindi un po' Q. Attenzione al Chievo, con Ignacio, quindi ancora un po' Q. Belotti nello spazio. Belotti, prova a rientrare. Belotti a giro! L'ho vista dentro! Chievo, Belotti, recupera palla ottimamente su Lemina. Va Belotti, si ferma. Aspetta lo scatto di Ignacio, lo serve adesso. Ignacio, prova a rientrare. Serve Belotti! Il gallo Belotti! 1-0 Chievo allo stadium, incredibile, ma il gol era nell'aria, ve l'ho detto. E Belotti piazza la prima firma in campionato con la maglia del Chievo. Tiro al volo dall'altra parte. E quindi niente, Juve 0, Chievo 1. Partita assurda del Chievo qui allo stadium. Juventus 0, Chievo Verona 1. 4 tiri del Chievo, 0 per la Juve. Ovviamente hanno fatto più possesso, ma ci può stare in casa loro. Una partita che sicuramente non mi aspettavo. Stiamo giocando in difensiva col contropiede, quindi potrebbe anche essere una tattica abbastanza buona. E niente, la Juve sicuramente proverà a riversarsi in avanti, a segnare almeno il pareggio. Ma noi a questo punto, dopo questa grande primo tempo, dovremmo aspettarci qualcosa di più. Proprio così, con Ignacio che prova a servire Belotti. Rugani va a vuoto, Belotti supera Barzagli. Belotti per la doppietta. Belotti 2-0 Chievo, incredibile. Ancora Andrea Belotti. Prima manda al bar Rugani che va a vuoto, poi con una finta si sbarazza di Barzagli e poi la piazza lì col sinistro di potenza. Neto non può far nulla. 2-0 Chievo, doppietta di Belotti, incredibile allo stadio. Chi c'è nella Juve? Lukaku adesso in posta. Kimmich centralmente per un po' Q. Prova a superare Rugani. Ce la fa un po' Q. È passato un po' Q. Un po' Q! 3-0 Chievo a Torino contro la Juve. E sta succedendo qualcosa di improbabile. Ma diciamo che la partita più che vinta noi l'ha persa Rugani, perché è stato totalmente disastroso oggi. Si fa saltare così da un po' Q, che stava sbagliando, e con un palo gol, un po' di fortuna, riesce a piazzare il 3-0 del Chievo. Qualcosa di veramente assurdo. Pazzi e avanza bene. Prova Dybala, un tiro dalla tre quarti che impensierisce tantissimo il Chievo. Bizzarri compie il suo solito miracolo della partita e la mette fuori. Bizzarri adesso riesce a recuperarla e prova a servire in profondità Belotti.
Belotti può ripartire di nuovo il Chievo con Zielinski, stavolta serve bene Ignacio. Ignacio chiede l'1-2 con Belotti, sta partendo Ignacio sul filo del fuorigioco. Ignacio è servito, Ignacio, Kelechi! 4-0 Chievo, incredibile! Kelechi Ignacio! Prima chiede l'1-2 con Belotti, poi Belotti lo serve in profondità con una palla stupenda, resiste alla carica di Barzagli e la piazza lì sul primo palo. Neto non può nulla. Belotti, un po' qui Ignacio, firmano. Un 4-0 storico del Chievo a Torino contro la Juve. Ancora una volta il Chievo con Ignacio, siamo in 2 contro 2. Ancora Ignacio supera tutti, Kelechi. Ignacio serve Mayoral. Mayoral prova a rientrare. Porca Mayoral! Chedira la mette fuori. Farà calcio d'angolo per il Chievo. Che la terrà lì probabilmente con Pocu. Eh sì. Ora serve Castro, un Pocu. Castro può andare fino in fondo. Ha tanto spazio. Castro non lo ferma nessuno. Castro! Autogol di Bonucci, 5-0 Chievo a Torino. Successo qualcosa di incredibile. Non vi abituate a quei successi perché non arriveranno. Non so cosa è successo. Autogol di Bonucci, 5-0 Chievo a Torino. Sta per finire qui. Probabilmente l'arbitro fischierà. È così. Una partita stupenda. Abbiamo giocato probabilmente la migliore partita che mai giocheremo in tutto il campionato. La Juve ha giocato molto, molto male. Vi giuro che non ho fatto niente. Vedete all'inizio, si vede che gioco a campione. La Juve non ha giocato, giocava da esordiente veramente, mi sembrava un livello proprio bassissimo. E quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, intanto Pinzi vuole giocare, però sono quelli che sono. E facciamo un attimo gli allenamenti che simuliamo e poi andiamo a giocare la seconda e ultima partita del giorno. Perché altrimenti l'episodio viene poi troppo lungo, penso. Non lo so, vediamo un po' come va e poi decido se fare la terza. Però capite bene che per portare due episodi al giorno, comunque farne tre sarebbe un po' controproducente perché non so se poi. Quindi diciamo confermiamo la squadra che ha battuto la Juve, andiamo a giocare con l'Inter. Però l'unico cambio sarà proprio Oxford per Gamberini. Sto rischiando perché comunque è l'Inter, una partita da non sottovalutare. Però chissà. Magari Rhys Oxford ci regala qualche cosa di bello. Belotti appoggia un po' Q con Dogbia. Ok, ancora un po' Q. Palla per Kimmich. Corta per Belotti. Ancora Kimmich dentro. Ignacio solo davanti a Andanovic. Ignacio! 1-0 Chievo. Ci stiamo sorprendendo. Mi sto sorprendendo di me stesso e di come questo Chievo stia giocando bene. È vero, ci stanno lasciando troppi spazi, ma sto sfruttando al meglio le occasioni. In realtà quello che non capisco è cosa sia cambiato le partite con Empoli e Lazio a questa con quella con la Juve e questa con l'Inter che comunque per ora stiamo vincendo, anche se sono passati solo 10 minuti, e le ho giocate di fila perché praticamente sto registrando subito dopo l'episodio di prima. Zielinski, palla profonda per un po' Q, Miranda la tiene, probabilmente quanto pare devo passare a leggenda, all'inizio serie avevo detto che avrei giocato a campione perché non sono capace di giocare a leggenda, però forse potrei provarci. Medel dentro per Biabiani, ancora Medel, Bizzarri. Azione manovrata e ragionata dell'Inter. Stiamo soffrendo un po'. Kimmich, proviamo in contropiede. Un po' Q. Ignacio, ancora un po' Q centralmente. Contro di sé Miranda che però purtroppo gliela tiene. Carrizzo, sbaglia Carrizzo un po' Q. No, vabbè, io non so cosa dire. Cioè, davvero mi. Sì, sono felice, ma voglio dire, quando. Boh, vabbè, siamo stati bravi ad approfittarne. 2-0 Chievo contro l'Inter. Ignacio prova l'appoggio con Belotti, chiede l'1-2. Sta partendo dall'altra parte, l'ha visto Belotti. Ignacio si ferma. Una finta! Carrizzo la tocca male. 3-0 Chievo. Stiamo giocando un ottimo calcio. Mi sta. Al di là di tutto, sto capendo che stiamo giocando davvero bene. Troppo bene. E. Secondo me è una difficoltà troppo bassa. Antonio quindi con Dogbia, Paredes la mette fuori ma la palla è ancora dell'Inter. Biabiani dentro per Yaic. Bizzarri. Miracolo. Palla in mezzo. Arriva qualcuno, non so chi, che si è lanciato a terra. Era Felipe Melo, forse appena entrato. Ora va Medel. Fino in fondo. Gary Medel. Bizzarri la mette fuori. Forse è andato sulla traversa. Comunque altro calcio d'angolo per l'Inter che ora sta pressando tantissimo, entra Brozovic per Biabiany.
mette una palla sul primo palo facile per Kimmich e prova a ripartire il Chievo proprio con Kimmich. No, sbagliamo tutto. Jovetic, Murillo, recupera Merei ottimamente, ancora Murillo. Non riesco a uscire dalla tre quarti da almeno 10 minuti. Finisce qui anche il secondo tempo, vinciamo 3-0 con l'Inter, cosa che assolutamente non mi aspettavo, ma la partita l'ha giocata meglio l'Inter, soprattutto nel secondo tempo. Infatti, come avete visto dalle clip, ce ne sono state poche, perché effettivamente sono state poche poche azioni. Cosa volevo dirvi, mentre intanto ci avviciniamo a partita col Torino, siamo al quarto posto, quindi per ora la zona Europa è nostra. Cosa volevo dirvi? Allora, mi sono accorto, giocando con sia la Juve che con l'Inter, che non so per quale motivo, però a differenza di partite con Lazio ed Empoli, ho giocato forse un po' troppo sul velluto, nel senso era troppo facile. Quindi per evitare che la serie cada in una possibile farsa, perché fare tutte le partite così sinceramente non ci vedo il senso, per la prossima partita, anche col Torino, abbiamo giocatori stanchi, lascio la difficoltà campione. Se dovessimo ancora stravincere, proviamo a giocare leggenda. Non ci ho mai giocato, perciò lo sto dicendo, vi può sembrare una cosa abbastanza ridicola, perché voi sicuramente sarete più bravi di me. Però, non so, proviamo. Se va bene a campione col Torino con giocatori stanchi, quindi una squadra più scarsa che non si apre e non ci lascia spazio in contropiede, allora lasciamo così. Se effettivamente distruggiamo anche il Torino, allora proviamo qualche altra cosa. Comunque, abbiamo giocato queste due partite, vinto con Chievo e Juve, per ora teniamocele. E niente, qui era Alfred, ci vediamo in un prossimo video che sarà domani, sempre Forza Chievo, e ciao a tutti.